Uovo sospeso, ovvero la generosità di chi ha donato uova di cioccolato e la solidarietà di due associazioni che le consegnano dispensando sorrisi. È l'iniziativa in favore dei pazienti, adulti e bambini, dei reparti di pediatria, subintensiva pediatrica e i degenti del centro trapianto midollo osseo dell'ospedale di Pescara. Oggi siamo all'interno dei reparti dell'ASL di Pescara per donare appunto e infondere coraggio a chi passerà le feste di Pasqua in ospedale. Quindi il progetto Noemi cerca di essere vicino alla realtà, ma soprattutto di riunire il valore essenziale della solidarietà, della beneficenza, in modo da supportare chi ha davvero bisogno in questi giorni ancora di più di essere ascoltati e attenzionati. Ora avremo nuovi progetti in campo ai quali stiamo lavorando. Adesso l'occasione più importante in verità che si avvicina al compleanno di Noemi. Noemi compirà 12 anni il 31 maggio e l'8 giugno al Teatro Marruccino a Chieti festeggeremo la forza della vita. Quindi lì ci sarà tutto il supporto, ci sarà bisogno di tutto il supporto del territorio, dei volontari, dei sostenitori, e potete trovare tutto all'interno del sito progettonoemi.com o i canali social Progetto Noemi. Insieme al Progetto Noemi, l'associazione Pronto Sorriso. È un momento di condivisione che facciamo tutti gli anni, Pasqua e Natale, e sicuramente è un'emozione fortissima essere insieme in un gesto di solidarietà, portare un sorriso, portare una dolcezza ai pazienti. Rossella, voi portate tanti sorrisi, che cosa ricevete? Ah, sicuramente tanto, a cominciare dalle coccole del paziente, che anche attraverso un vetro, nel segno dell'abbraccio, ci carica tantissimissimo. E lo vogliamo fare un abbraccio di gruppo? Sì! Vai! Vai!